Silvia Pollepardi, direttore del laboratorio ENCO, che si occupa di prove di materiali per costruzioni, consulenza e ricerca in questo campo. E quello che vi voglio presentare stasera è una carrellata molto sintetica sulle prove utilizzate per la diagnosi dei materiali da costruzione, argomento ampiamente trattato poi nel nostro testo Diagnosi del degrado e restauro delle strutture in calcestruzzo, di cui appunto qui vi farò una breve sintesi. E forse può essere utile introdurre l'argomento con una similitudine della diagnostica nel campo medico, che forse è più familiare e più rispetto a quella della diagnosi ingegneristica. Sappiamo tutti che quando si tratta di fare una diagnosi di una malattia, il clinico, il chirurgo indagheranno, appunto, cercheranno di capire qual è il male da curare e l'intervento da effettuare. Quindi la cura è compito del clinico, l'intervento eventuale chirurgico per l'eliminazione o l'asportazione del male da parte del chirurgo. Però entrambe queste figure sono in grado in maniera autonoma anche di decidere prima quali saranno le analisi, le indagini da eseguire per poter confermare le loro ipotesi e quindi poi arrivare ad una diagnosi esatta e a un intervento mirato. Purtroppo invece nel campo della diagnosi ingegneristica non sempre i tecnici, gli ingegneri, gli architetti, i geometri hanno altrettanta autonomia nel scegliere e utilizzare i vari metodi diagnostici. Questo perché normalmente nei percorsi di studi superiori universitari l'argomento della diagnostica non viene trattato o approfondito. Quindi normalmente i tecnici si affidano ad altri tecnici specializzati proprio nel campo della diagnostica, come per esempio la nostra struttura. Il testo Diagnosi e degrado delle strutture in calcestruzzo vuole appunto, vorrebbe dare delle informazioni di questo tipo e rendere quindi poi autonomi architetti ingegneri anche in questo campo di attività. In particolare per quanto riguarda la tipologia delle prove in maniera molto generica e generale rispetto a quello che poi viene trattato nel libro, possiamo distinguere sostanzialmente in due grosse famiglie di prove, le prove distruttive e le prove non distruttive o vedete anche prove in sito. Le prove distruttive, come dice la stessa parola, implicano il prelievo di un campione, che può essere carotaggio da una struttura in calcestruzzo piuttosto che l'asportazione di un frammento di intonaco, di pavimento, eccetera, per essere poi portato in laboratorio e qui sottoposto a delle prove sia di tipo fisico-meccanico, la compressione della carota di una struttura, ma soprattutto prove nel campo della diagnostica, prove di tipo chimico per mettere in risalto eventuali forme di degrado. Le prove invece in sito, non distruttive, riguardano più che altro l'ambito meccanico, fisico-meccanico, sia che si tratti della classica prova sclerometrica con gli ultrasuoni che permette di stimare la resistenza del materiale, o piuttosto prove, che complessivamente valutano la portata della struttura, le prove di carico. Diciamo che entrambe le prove sicuramente sono necessarie per fare una diagnosi. È difficile, o solo con l'una o solo con l'altra, arrivare ad una diagnosi precisa, anche perché indagano un po' anche su aspetti diversi. Ma soprattutto le prove in sito non distruttive devono essere in qualche modo sempre tarate, verificate con una prova diretta. Okay? Per cui la resistenza ricavata dagli ultrasuoni o dalla battuta sclerometrica dovrà essere prima verificata in qualche punto isolato con una rottura proprio a compressione del materiale. E il vantaggio però delle prove in sito è che permettono di indagare su un'ampia parte della struttura
di individuare, poi selezionare anche in maniera comparativa, dei punti in cui approfondire l'indagine distruttiva con quindi prelievo dei campioni. E questo, ovviamente questo con un risparmio sia di tempo che di risorse economiche. Bene, concludo qui questa sintetica presentazione delle tipologie di prove diagnostiche e per eventuali approfondimenti a chi fosse interessato rimando al testo diagnosi e degrado delle strutture in calcestruzzo armato. E prima di salutarvi vi invito a iscrivervi alla nostra newsletter sul sito www.enquesrl.it per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative. Arrivederci.